casse. Siamo in coda nell'autostrada per l'inferno. Chi sta bene? Sono i membri del Parlamento. Manovre dove tassano addirittura i cani. Okay. Mi domando come sarà l'Italia di un domani. Ad un italiano rimane solo la protesta. Zero differenza tra partito sinistra e destra. Viviamo di debiti, siamo schiavi di un governo. Sì. Loro in costa smerata e noi dentro l'inferno. Dalla crisi e stiamo uscendo tutti pazzi, tutti bravi. A parole lasciando a zero i fatti. Scrivo verità come quelle di Saviano. Fiero dei quattro moli ma non dello Stato italiano. Devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide. A pizza, fuoco di paglia per la resa dei conti. Una finta battaglia, la marmaglia, seduta in Parlamento. Decide il mio domani e il mio metodo di finanziamento. Percepisco lo stipendio, vorrei il meglio. Tengo solo debiti e conti sopra un foglio. Scamo l'imbroglio, mi metto nel bavaglio. Mando a fare in culo molti e mi ripudiano come travaglio. Guido contro mano, l'autostrada per l'inferno. Con i mani un crocifisso, una preghiera al Padre Eterno. Parcheggiare poi con decitorio proprio all'interno detonazione. Ciao ciao governo. Mi tassano il cane, mi tassano il gatto. Mi tassano per mantenere i porci in Parlamento. Non mi sorridono i monti, qui non c'è Heidi. Qui sorride molti ma chi piange sono gli italiani.